Gargano va bene la ricetta Gargano Salento. Due mondi diversi. Saluto. Facciamo gli amici di Lecce. Le abbiamo già parlato. Ma questa cosa, ma avete... No, noi siamo proprio... Ma siamo, arriviamo fino a Lecce addirittura. No, quella in realtà era fino a Taranto Nord. Benvenuti alla nuova puntata di Bibliocast, il podcast della biblioteca. Oggi abbiamo con noi Michele Simone e Leonardo Santucci, due imprenditori del nostro territorio che ci parleranno in sostanza dell'entroterra. E come state? Io, vai. Avvicinate un po' il microfono quando parlate. Bene. Come avete trascorso queste feste, questo inizio 2022? All'inizio 2022 abbiamo trascorso bene, anche perché facente parte del comitato feste di Natale sono stato uno di quelli che ha portato le innovazioni in questo contesto, perché abbiamo portato quest'anno le proiezioni sul campanile, che sono molto belle, le luci nel Rione Iunno e il castello, le luci sul castello. Ma Leo, tu quanti anni hai, Leo? Le novità le porta uno di 58 anni. No, cioè, a parte l'applauso, è giovane, vergognato, perché è questo il punto, cioè ci arriveremo, però Leo è uno dei più giovani che sta sul Gargano. Giovani Ufi e Sgudir, però vai. Questo è stato uno delle soddisfazioni che ho avuto in questo Natale. Sono uno che non si ferma mai, non si rapporta solo con il territorio, ma piace andare in giro, guardare e poi quell'esperienza portarla all'interno del nostro territorio. Tanto è vero che siamo una delle imprese all'avanguardia su questo territorio. Bene, dai. Per iniziare, raccontateci un po' come vi siete conosciute e come è iniziata questa collaborazione. Diciamo che noi circa 7-8 anni fa abbiamo deciso di cambiare nome alla cooperativa, dalla Montanara, che era la classica cooperativa forestale che stava a Ponte Sant'Angelo, abbiamo dato il nome Agartur, che è agricoltura, artigianato e turismo, perché vedendo il mondo che stava cambiando, abbiamo inteso fare una cooperativa multifunzionale anziché solo forestale e agricola. E nella multifunzionalità che abbiamo intrapreso ci serviva un piano di sicurezza, e così ho incontrato il fratello che mi ha detto dell'intenzione che avevano da realizzare su macchia, e poteva nascere una collaborazione per dei manufatti in legno. E così Michele, quando è arrivato sul territorio, la prima cosa che ha fatto mi è venuto a trovare e mi ha trovato in un momento particolare, mentre stavo facendo trasformazione del latte. Lavorazione opposta, lo direi. Si è trovato, oltre che a spiegare i suoi progetti e la sua idea, a mangiare anche i prodotti genuini che noi facciamo. Allora, in pratica Io 7-8 anni fa tornavo dal Sud America, quindi avevamo il progetto di... siamo un caso di rientro al Gargano, di ragazzi che hanno fatto un percorso fuori e poi sono detti perché no, questa conoscenza che abbiamo fatto, lanciamoci e proviamo a innovare. E noi quando siamo arrivati sul Gargano abbiamo aperto questa struttura a macchia, molti ci dicevano che non sarebbe stata una cosa buona, che sarebbe stata addirittura pericolosa, che ce ne siamo fregati. Siamo partiti semplicemente perché, tra l'altro, io venivo dal Sud America, dal Venezuela, quindi si parla di pericolosità, insomma, e diciamo, abbiamo fatto il bacino. E al netto di questo, quando siamo arrivati abbiamo cercato, dato che il Gargano, no, si parla di una meta che ormai è storica, e abbiamo cercato un pochino di cose da proporre ai turisti, e quando siamo arrivati siamo resi conto che il Gargano in realtà 10 anni fa era molto diverso da quello che è ora, e c'erano poche cose da fare. Cioè, oltre al turismo balneare, oltre a il classico turismo dove madre terra natura offre le bellezze, tu arrivi e le sfrutti, mancava proprio l'iniziativa di qualche ragazzo.
E io tornavo da Sud America, un po' come Garibaldi, incontravo Leonardo in questo incontro e dicevo: Leo, ma tu fai sto formaggio? Io gli facevo una battuta, ma sto formaggio, no? Buonissimo, e tu lo produci in campagna, non va solo venduto il formaggio, va fatto di più, dobbiamo far vedere queste trasformazioni, dobbiamo dargli un reale valore, perché noi se vendiamo solo il formaggio lo stiamo svendendo in quel momento, se invece riusciamo a offrire delle esperienze, ora questa parola dopo 10 anni si parla di esperienze turistiche, all'epoca era un pochino più innovativa come cosa, ho detto facciamo questa cosa. Non trasformare più il latte alle 6 di mattina, trasformalo alle 10, perché alle 6 di mattina i turisti non si svegliano. Esatto. Se lo facciamo alle 10, ti porto domani 20 persone. E da lì è incominciata questa collaborazione. Infatti anche l'iniziativa della fattoria didattica. No, Leo penso che ci avesse già pensato a questa cosa. Noi abbiamo avuto un'idea della fattoria didattica nel 1995. Ok, ieri praticamente. Nel 1995 noi abbiamo una struttura di nome Scioppacerro, a monte molti la ricordano, e non solo a monte, perché poi abbiamo spaziato. Nel 97 sono arrivate scuole e persone anche da fuori. Io ricordo che vennero delle classi della regineria di Taranto addirittura, dove noi facevamo, oltre a spiegare il territorio, l'ambiente, promuovavamo anche la cooperazione. Tant'è vero che con questi ragazzi ci siamo cimentati a spiegargli il bilancio di una cooperativa, okay, essendo ragioneria, sì. Quindi era sotto l'aspetto economico. Infatti. E quindi di lì avevamo sempre l'idea di ripartire, perché non essendo la nostra la struttura, no, di proprietà della cooperativa, purtroppo abbiamo dovuto lasciare, e poi l'idea era quella sempre di riprendere, di riprenderla, e adesso siamo ripartiti in quanto la struttura è di gestione, è adesso sta diventando anche di proprietà della cooperativa in sé, e quindi partire alla grande, riprendere quel progetto, okay, e nell'innovazione andare avanti. Abbiamo trovato la collaborazione di Michele, che quando ci ha portato questi gruppi. Abbiamo visto, Michele poi si è reso conto che la nostra preparazione sul territorio è adeguata per quello che sono i tempi, e quindi non ci siamo arresi. Allora, secondo me ci sono due cose che devono essere dette. Innanzitutto, quando uno immagina un posto in campagna, non devi immaginare. Ricordiamo che comunque parliamo dell'azienda che è a Sitizzo, quindi completa Sitizzo, campagna, quasi ai limiti del Bosco Quarto, esatto, della foresta. Sì. Uno non deve immaginare che i lavori di campagna siano quelli, solamente quelli una volta, ma deve pensare che queste aziende agricole piano piano si trasformano, o meglio, quelle cose che si facevano una volta devono rimanere il più possibile come quelle di una volta, perché sono il valore di questa azienda, per far vedere tra 50 anni come si faceva una volta. Se si trasformano troppi processi, forse andiamo a perdere proprio quel plus in più. La cosa però che si deve capire è che si deve innovare, soprattutto dal punto di vista comunicativo. E qui mi aggancio ai ragazzi che sono venuti l'altra volta, i ragazzi di Anfron Gargano. Di Anfron Gargano, okay. Sì. Loro fanno una cosa molto bella, e devono crederci, devono spingere, perché è quello che serve a Gargano, trasformare questo enorme potenziale, questo capitale, trasformarlo e renderlo più veloce, più turistico, più, senza però far perdere la tradizione, la tradizionalità e tutto il resto. Questa cosa qua va fatta, e va fatta anche di corsa, e quindi la chiave è proprio quella, provare a dare al di fuori del contesto garganico un'immagine diversa di queste cose, che sono bellissime ma devono essere un pochino modernizzate dal punto di vista comunicativo. Sì, Leo è giovanissimo, ha 58 anni, però quando lui 15 anni fa non aveva Instagram, non aveva Facebook, ora noi abbiamo questi strumenti che velocizzano queste cose qui. Sì. Il problema è che Leo stai parlando anche su Leo, va pure forte. Il problema è che forse dovrebbero essere ragazzi di 20-25 anni a tradurre quello che loro sanno fare, sì, e farlo diventare più veloce. È così che si creano posti di lavoro nell'entroterra. Cioè, quando si parla di creare posti di lavoro, si parla di aggiungere quel quid, e quindi passare dalla semplice produzione di un prodotto al
produrlo, promuoverlo, sì. Fare l'escursione, fare l'esperienza, sì. Instagram, quello è lavoro ed è quello che manca. Se voi vedete l'entroterra nostro, insomma, ci sono alcuni esempi vincenti che hanno cominciato a fare questo, sono degli esempi, però c'è ancora molto margine su cui poter lavorare. Questa poi ci sono tanti, potremmo aprire un discorso infinito, però volevo agganciare proprio ai ragazzi. E un'altra cosa dicevo ai ragazzi, studiate, studiate molto, ma alla prima occasione tornate, le sperimentazioni fatele sul territorio. Perché quando si allontana per troppo tempo, non si torna più. Molto banalmente, si trova la zita, una bella zita milanese, e ciao. Salutiamo Pasquale dall'oltretomba. tornate voi 7 giorni l'anno a dire si poteva fare. No, quello che si studia va messo in pratica qui, anche perché tra quello che si studia e la pratica ne passa un mondo. Quelle sono le basi importantissime. Io sono laureato in marketing, quello che ho studiato 10 anni fa, le basi valgono. Già l'evoluzione del marketing sta portando a tutt'altro e quindi bisogna sperimentare. E siccome se uno ha l'ambizione di restare sul Gargano, deve sperimentare sul Gargano, anche perché le ricette del Gargano non sono uguali alle ricette che si usano a Milano. Ci sono interlocutori che sono diversi, sono... No, già, già non va bene la ricetta Gargano Salento. Sono due mondi diversi. Salute. Facciamo gli amici di Lecce. Le abbiamo anche già parlato. Ma questa cosa? Ma avete... noi siamo proprio... Ma arriviamo fino a Lecce addirittura. No, quella in realtà era fino a Taranto Nord. Qui a sud. Abbiamo un po', esatto. Taranto Nord è Salento Nord. Sì. Ormai tutti sono Salento. Tutto Salento. E figo è Salento, quindi anche a sud di Bari sono Salento. Sì, ormai... Noi invece siamo Gargano. Sì, perché abbiamo la nostra identità. Possiamo scappare. No, noi non vogliamo scappare. Chi ci vuole? Salente, noi siamo noi. Salente, rimane sempre là. E noi rimaniamo in carica. Proprio a proposito comunque di turismo, diciamo. Sì. Comunque anche ricollegandomi al discorso tuo, anche magari studiando al nord, come dicevi tu, perché poi bisogna adattare, contestualizzare quello che si studia a ogni ambiente diverso. È anche vero che il tipo di turismo che il Gargano... anche in potenza può proporre è completamente diverso da quello che magari può alcune zone lombarde o altre regioni d'Italia, perché proprio di turismo lento volevo un po' che ci parlaste, cioè nel senso cos'è il turismo lento e che rapporto ha con l'entroterra garganico, col Gargano, come si sta evolvendo? Allora, proprio inizio a rispondere io, Leo, poi ti agganci tu. Allora, il turismo lento è un qualcosa che esiste nel nostro cervello già da anni. Per far sì, e fortunatamente sta diventando anche una tendenza, cioè il fare turismo provando a impattare meno, a non fare 100 foto in 100 posti diversi velocemente, ma provare a fare l'esperienza, intorno a queste parole. Però è qualcosa che va organizzato. Allora io ho immaginato, ho sempre questa immagine in testa, no? L'organizzazione di un qualcosa di turistico. Immaginate un po' una squadra di calcio, no? Difesa, centrocampo, attacco. Portiere e difesa, abbiamo il Gargano, la nostra base, fortissima. Il Gargano è fortissimo. Il Gargano è il meglio che c'è in Italia e tra i meglio che c'è nel mondo. Quindi abbiamo Buffon, Nesta, metteteci più forte che volete. Ok. Dove becchiamo? È a centrocampo e in attacco. A centrocampo ci sono gli enti e in attacco ci sono gli imprenditori. Ok? Quindi abbiamo un forte potenziale non ancora espresso. La brutta notizia è che a centrocampo e in attacco eravamo un pochino sfigati. La buona notizia è che si sta cominciando a lavorare in questa direzione, quindi a sfruttare man mano le palle che arrivano dalla difesa. Ok? Quando si parla di turismo lento, dove voglio arrivare? C'è bisogno di tutti i reparti, quindi è un processo molto molto lento. Gli imprenditori possono fare un gol ogni tanto, si scavalca il centrocampo, arriva la palla in attacco, però quello rimane come una soddisfazione personale che non porta sviluppo. Lo sviluppo deve essere un gioco di squadra. Per fare il turismo lento, ad esempio, servirebbe, la diciamo subito, le infrastrutture turistiche. Quindi noi abbiamo una serie di sentieri potenzialmente bellissimi, perché madre natura
la difesa, il portiere ci dà una palla comodissima, e però non siamo stati mai capaci atletica, non siamo stati mai capaci di sfruttare questi sentieri, non sapendoli sfruttare bene, non abbiamo avuto un ritorno di denaro, e quindi quasi quasi soldi in sentieri vengono visto come soldi che vengono buttati. Invece no, se le cose vengono fatte in maniera lineare e tu fai un investimento, non solo fai questo investimento, tornano i soldi agli imprenditori, gli imprenditori sono contenti, lavorano col pubblico, i ragazzi tornano, allora quei soldi messi nei sentieri diventano vitali, ok? E diventa vitale poi a centrocampo. A centrocampo succedono cose interessanti, cioè centrocampo abbiamo i comuni, il parco, il Gallo, abbiamo un sacco di interlocutori, che la burocrazia in Italia è pesante. La speranza nostra è che si converga sempre di più in questa unione di intenti e che vengano create queste infrastrutture. Dopodiché, già ora, perché vogliamo levare l'attenuante ai ragazzi che se ne vanno, già ora, se uno è bravo, qualche gol lo può fare, può vivere tranquillamente il turismo interno del Gargano. Cioè, il discorso non deve essere l'attenuante del centrocampo che non fa al 100% il lavoro ma lo fa al 70%, non deve essere un attenuante. Le condizioni ci sono già per fare bene. Certo, si potrebbe fare di meglio. Io qualche volta, io noleggio, ho un progetto di noleggio bici. Sì. Qualche volta vado a prendere qualche turista che si perde perché i sentieri non sono male. E mi sono dovuto inventare un altro posto di lavoro, ma in questo caso sarebbe meglio un pulmino per andare a recuperare le persone che si perdono. Tra l'altro non c'è la linea. Quindi capite bene che sarebbe meglio non farli perdere queste persone, no? Quindi manca qualche cosa, manca più di qualche cosa. Però si può fare e dobbiamo smettere di darci sempre la zappa sui piedi. I ragazzi non devono avere scusanti. Io ho fatto sport, la frase chiave che ci deve essere nel nostro cervello, quello che mi diceva sempre tutti gli allenatori: non pensare a quello che la squadra deve fare per te, tu pensa a quello che puoi fare per la squadra. Incomincia a produrre tu qualcosa. Sarai lo stimolo forte, però produrre significa produrre realmente, non produrre con avrei voluto, no, significa mi metto, non ci dormo la notte. La cosa buona qual è? Che molto spesso, siccome il centrocampo ogni tanto non funziona nel sistema garganico, i centravanti, gli attaccanti hanno sviluppato una fantasia incredibile nel trovare soluzioni anche inventive e innovative, che sono nate delle iniziative veramente belle, che da altre parti non nascono perché tutto fila liscio e manca la fantasia. Invece qua ci sono dei ragazzi che sono tornati 30-35 anni che stanno rivoluzionando l'immagine del Gargano. 10 anni fa non si poteva andare su un trabucco a visitare, a fare la pesca del trabucco, si può andare su un trabucco. Ci sono le bike, ci sono il turismo lento che si interseca con gli agriturismi e con la trasformazione. Quindi io con le bike vado a Leonardo, mi vado a rifocillare, quando arrivo con le bike trovo lui che fa fa il formaggio, me lo fa mangiare, io non mi rifocillo di un semplice prodotto comprato, no, io vado alla... Questo è chilometro zero. Sì. Chilometro zero. Parto da Mont, arrivo da lei, mi trasformo, mi cura, mi ambrieco pure il vino. e sono felice. Questo è il turismo. Quindi poi bici. E inventeremo un servizio per riportare la gente a Mont un altro posto di lavoro. Vedi, il ragionamento è questo. Sì. Cioè, sì. Quindi la cosa bella dell'entroterra, a differenza del turismo marino, il turismo costiero viene da sé. Cioè c'è un bisogno naturale della gente che va verso il mare. Tant'è che io dico sempre a chiunque vuole fare marketing turistico: non lo pubblicizzare per mare, perché il mare è già un casino. Cominciamo a pubblicizzare il mare distanziato, no? Ora col Covid. La difficoltà invece è spostare la gente nell'entroterra. Nei mesi particolari, che siamo aprile, maggio, giugno. Per esempio, si viaggia un portale nazionale, questa settimana è uscito con Monte Sant'Angelo, il Gargano, tra le 10 località dove fanno il weekend a gennaio. E in questo ci mette Monte Sant'Angelo, la città del Ciclone, sono andato a visitare insieme a Siracusa, Bologna, Trentino e Friuli. Cioè, inizia a passare questo. Dobbiamo incominciare assolutamente a lavorare su questa cosa. Solo che il mare ci veniva da solo. Se uno vuole fare
se uno ha una casa, ma anche di meno, uno sgabuzzino sul mare, sì, lui agosto lo riempie a lavorare. Non deve fare niente. Se uno invece ha un agriturismo dentroterra da Garbianico, è tutto un lavoro diverso, perché la gente punta ad andare verso il mare e non verso l'entroterra. Attenzione, il turismo straniero no. Quindi, altro lavoro da proporre a Gargano e a tutte le persone, studiate le lingue. Se vogliamo fare le escursioni, ragazzi, tedesco, inglese, francese, non si scappa. Cioè, se uno vuole restare sul Gargano, deve studiare lingue. Cioè, non esiste, io voglio restare sul Gargano, ma che lingua parli? Italiano è un poco di mondanere. Va bene, può passare la battuta, ma quando poi arriva una persona nell'azienda di Leonardo e vuole non solo la traduzione del... abbiamo fatto il formaggio, ma devi trasmettere le emozioni, serve anche una buona conoscenza, sì, delle lingue, non solo, no? Mm-hmm. E quindi voglio dire, c'è tanto da fare, proprio col turismo estero, che tra l'altro prima del Covid era in crescita dalle nostre parti, quindi noi abbiamo un grosso potenziale, dobbiamo lavorare in tutte queste parti, però basta scuse, cioè bisogna lavorare, mettere giuste pressioni, però intanto andare avanti. A proposito di futuro, quali sono i vostri progetti, le vostre idee? Per sviluppare anche e soprattutto questo aspetto. Noi stiamo, per collegarmi un attimo però a quello che diceva Michele, noi stiamo in un territorio molto molto difficile. Noi abbiamo perso una generazione, io dico dai 50 ai 30 anni. Questa generazione purtroppo sono i figli di quelle persone che 30 anni fa hanno pensato ad andare a prendere il posto fisso. Tutti quelli che hanno in quella generazione hanno preso posto fisso tra esercito, aeronautica, ospedali, qua c'erano gli infermieri, gli assistenti. Oggi le OSS hanno inculcato anche nei figli la stessa mentalità. Far cambiare questa mentalità in un territorio come il Gargano è pesante. Noi ci troviamo con gente all'interno del Gargano, specialmente poi nell'entroterra, dove l'attività fiorente, diciamo, maggiore è l'agricoltura, la zootecnia, noi vivevamo anche di imprese boschive, è scomparsa. Quei pochi che sono rimasti sono, ahimè, l'ho detto in altre occasioni, lo ridico ancora adesso, sono anche analfabeti. Per cui vincere queste resistenze è difficile. Quindi andare a fare mobilità lenta all'interno del nostro territorio è un po' difficile, ma con buona volontà. Bisogna scontrare. Se gli enti ci danno una mano, noi già abbiamo l'idea di dove andare e come far arrivare la gente nell'entroterra, perché lo facciamo. Con Michele ci siamo provati anche a fare bike insieme. Sono da 10 anni che stiamo facendo equitazione, quindi mobilità lenta con equitazione. L'equitazione che parte dalla nostra azienda Sitizzo e facciamo conoscere non solo il territorio di Monte Sant'Angelo, ma l'intero Gargano. Noi partiamo con escursioni di 2, 3, 4 giorni, dove andiamo a Monte, andiamo a prendere San Matteo, andiamo a Ischitella, torniamo per la foresta Umbra, molte volte arriviamo a Peschici e poi torniamo un'altra volta in azienda. Oppure facciamo il giro inverso, Monte Sant'Angelo, Vieste, Peschici e ritorno in foresta e un'altra volta Sitizzo. Per cui la gente quando fa un'escursione di 4 giorni e conosce il territorio, vede realmente quelle che sono le bellezze del nostro territorio garganico. Però molte volte troviamo difficoltà. Io non ricordo bene che negli anni 90... 4, 95, 96, 97, il Papa ha speso fior di quattrini per fare i sentieri, ha fatto una sentieristica nel Gargano, sia di bike, sia per mobilità lenta a piedi, spettacolare, solo che poi a questo non sono state messe le basi, a queste l'abbiamo abbandonate e stanno lì che oggi nessuno riconosce. La comunità montana che esisteva negli anni 80-90 ha fatto dei sentieri che la gente ci andava a piedi, ha speso fior di quattrino, ha fatto anche le guide, le cartografie. Oggi quei sentieri sono spariti. Allora, nel momento in cui si vanno a investire soldi pubblici, ci vuole anche l'imprenditore che deve gestire quei sentieri. Se non c'è la gestione, sono soldi sprecati, persi. E su questo, se noi abbiamo
dei ragazzi che rientrano con formazione, lingue, perché noi su questo siamo carenti. Proprio oggi è stato un incontro fatto con l'ITIS, l'ente di formazione, dove io ho detto se ci potete preparare gente che sappia l'inglese, almeno l'inglese, che se, così noi possiamo assumere all'interno delle aziende e di lì si riparte, sì. Perché senza la lingua, ahimè, non andiamo da nessuna parte. Questo è il futuro del nostro territorio, la mobilità lenta, i ragazzi che tornano a lavorare nelle zone. Cioè, lei mi stai confermando quindi che non è solo importante investire, è importante che queste cose avvengano anche in maniera quasi sincronizzata, sinergica, perché noi investiamo nei sentieri ma non c'è nessuno che sa lanciarli. Ora magari c'è qualcuno che sa lanciarli, ma non si investe da un po' nei sentieri. Sì. Cioè, c'è bisogno di... sentieri oggi sta investendo il Cao Gargano e su Monte Sant'Angelo stanno attivando due sentieri, uno che viene da Vieste e uno che viene da Cagnano Varano. Conosco, Pasquale. Conosco i progetti. Quello che per esempio su questa cosa qua io avrei da dire, non da ridire, da dire, è che quando capisco bene che è complicato che un unico ente faccia tutto, perché i finanziamenti arrivano da varie parti, quindi, però avere in mente un progetto sentieristico comune, in modo che quando uno va ad aggiungere un tassello sia una parte di una cosa più grande, è importante. Non conosciamo il progetto del campo, probabilmente loro ci abbiamo. Questa cosa qui è importante perché ad esempio, cosa che avviene, i sentieri che fa il parco hanno una sentieristica diversa da quelli che fa il campo. Cioè, quindi sono anche un po'. Capite bene che il centrocampo deve parlarsi. Okay. Anche i fondi sono diversi, quindi i fondi europei, i fondi nazionali. Anche gli enti, tutti devono parlarsi, anche gli enti. Il turista tedesco o inglese che arriva, ormai non so se lo sapete, ma c'è una sentieristica che è omologata in tutta Europa. Uniforme. Sì. Quindi noi abbiamo tre sentieristiche per tre enti e nessuna di queste è omologata. Parliamone, facciamo una cosa fatta bene. In modo che diamo le basi, mettiamo la difesa è forte, il centrocampo diventa forte e poi diciamo ragazzi gli attaccanti manca chi deve fare il gol, ma qua manca gente che poi vuole scommettere e si deve lanciare. Ragazzi, l'entroterra, ma anche la Michele Acchino ci diciamo anche sulla con le bici in foresta umbra, con il progetto Moveng, su macchia. Quindi sul balneare, l'entroterra, il turismo, la promozione, l'innovazione che dicevamo all'inizio, la formazione, possono essere un motivo di sviluppo per questo territorio. Certo che è un motivo di sviluppo, solo che bisogna fare sinergia tra enti, imprese che stanno sul territorio e i giovani che vogliono ritornare, perché su questo noi possiamo scommettere tutto. Con Michele ci siamo detti poco tempo fa, noi a primavera dobbiamo partire con i sentieri bike all'interno del Bosco Quarto. Chi va a fare la segnaletica? Noi già ci stiamo premunendo, senza l'aiuto dell'ente, di andare a fare la segnaletica in modo tale da poter dare un servizio ai nostri ospiti. Ma questo non è una cosa che dovremmo fare noi imprenditori, è una cosa che dovrebbero fare gli enti proposti a fare programmazione sul territorio e noi poi andare a usufruirne e magari le imprese a realizzare i sentieri, la carta agonistica e tutto quanto ci vuole per questa attività. Allora, invece, turismo fa rima con sviluppo se c'è innovazione e quindi servono ragazzi che... Io già ho 36 anni, ero ragazzo 10 anni fa. Attenzione, Pasquale. Allora, quello che per me è altamente innovativo, per mio fratello che ha 22 anni, è già vecchio. Quindi io so questa cosa qui. Noi ora abbiamo vinto un bando della Regione Puglia, quindi che ci ha permesso di aprire questo noleggio di bici e servizio di escursioni di bici, bike, canoe per il Gargano che si chiama Moveng. Tra l'altro un bando che ora non c'è più perché è scaduto, ma forse riverrà rifinanziato. A proposito, ai ragazzi che si vogliono avvicinare al Gargano, buttatevi dentro, quando arrivano questi bandi
buttatevi dentro. E se avete bisogno, siamo qui, vi facciamo vedere come si rombando e vi aiutiamo, perché noi abbiamo bisogno di energie, cioè se voi avete dei progetti, delle idee, venite, perché quando dico che incominciamo a essere vecchiarelli, non è perché siamo vecchie, è perché poi la spinta propulsiva che uno ha 20 anni, a 40, 50 anni è un po' scemare, e abbiamo bisogno noi di idee, di chi viene a stuzzicare, ok? Quindi quello è molto importante. A proposito, questo bando, l'innovazione, mi avevi chiesto cosa farò il prossimo anno, premesso che chi lavora nel turismo guadagna nei mesi da aprile a ottobre-novembre, ma gli altri mesi, è dura. Pur non guadagnando, no, deve pensare a come svilupparsi, quindi tutt'altro che in vacanza, magari sta in giro nel mondo progetta per il futuro già, ma sta innovando l'azienda, sì. questo fa. Come Veng siamo stati promossi e siamo stati finanziati non per l'e-bike, che è un sistema innovativo ma che già esiste da qualche anno, ma per lo sviluppo di un'applicazione che uscirà a breve. Noi proprio proponendo e parlando del fatto che, ad esempio, la criticità di una criticità del Gargano è che non ci sia segnale in moltissimi dei sentieri, stiamo sviluppando con un programmatore, tra l'altro locale, Manfredoni, che è studiato a Roma, quindi è tornato e ci sta aiutando, quindi un'altra persona che è tornata, un'applicazione che permetterà di andare per sentieri anche dove non c'è la linea, offline. Quindi GPS. Però, sì, con caricando delle informazioni, caricando e quindi proveremo a e metteremo, caricheremo su questa applicazione tutti quelli che sono i sentieri che riteniamo in perfetto stato, in buono stato. Questo, tra virgolette, se questo progetto dovesse andare in porto in maniera seria, eviterebbe anche che alcuni turisti se ne vadano in sentieri che non sono mantenuti, perché molto spesso accade proprio questo, ci sono degli inizio di percorsi e l'inizio è bellissimo, la persona si lancia, allora con questa applicazione noi vogliamo offrire il servizio dell'offline, quindi dare un'informazione anche quando uno si è perso, ma soprattutto segnalare che alcuni sentieri sono in perfetto stato, altri lo diventeranno, quando lo diventeranno lo aggiungeremo all'applicazione, quindi un turista che intercetta questa applicazione avrà 10 sentieri da fare, che soddisfano ampiamente, perché uno che deve stare una settimana, 10 giorni, con 10 sentieri ampiamente soddisfatto. In sicurezza. E siamo sicuri che questi sentieri siano in sicurezza, stimolando però, questa è un'idea che abbiamo già proposto anche al parco, speriamo che venga ricevita, stimolando quel parco a migliorare dove c'è da migliorare, lo sviluppo dell'applicazione prevede anche che il turista stesso che trova di difetti di serio possa segnalarli, perché una cosa importante è questa, abbiamo difficoltà a mandare gente a controllare i sentieri, ma noi se facciamo un piano di ascolto, così come si fa in qualsiasi società, sono i turisti stessi che ci possono dire guardate che lì c'è un problema, però una volta che questo problema nel sentiero viene trovato, a chi viene segnalato in questo momento? Al gallo, al parco? Non può funzionare. Deve esserci un unico ente che riceve questa criticità e sa, quindi c'è il turista che lavora per lui e dice guarda che in quel punto semplicemente è crollato un albero, perché qui i sentieri vanno mantenuti un anno per un altro, se per un anno si salta la manutenzione, il sentiero la natura se l'è mangiato. Sì. E quindi è un'applicazione, e anche qui una cosa che è abbastanza innovativa, sì. Aspettiamo altre innovazioni, perché poi queste cose qui sono innovative, ma tra 10 anni saranno vecchissime, c'è bisogno di altre figure, altre cose, quindi sì. C'è da spingere, inventare e non uno deve guardare il mondo e quando torna sul Gargano deve cominciare a smettere di dire dall'altra parte si può, qua non si può, qui si può perché noi abbiamo il portiere e la difesa migliore al mondo, se non riusciamo a fare gol il centrocampo sta migliorando, siamo noi a fare gol. Quindi bisogna lavorare su se stessi, formarsi e poi lanciarsi. E se qualcuno vi fa male, venite da noi. No, se avete bisogno di una mano, ci sono persone che hanno a cuore la stessa dinamica, la dinamica si ripete ormai da anni. Ci sono tantissime persone che perdono energia proprio perché non vedono riscontri veloci di cambiamento. Bisogna sempre aspettare. Non solo, ma giovano del fatto che dei ragazzi possano venire a fregare tra virgolette il lavoro, perché di fregare non si parla,
se un ragazzo di voi apre un noleggio con altre 30 bici, io sono contentissimo. Perché ora io c'ho un numero di crea pure quella sana competizione. No, no, si crea insieme. Si crea molto di più. Noi possiamo andare alle fiere internazionali e dire che possiamo ospitare anche gruppi molto pari. Sì. Possiamo incominciare a coordinare delle cose. Io ce lo faccio. Io tra qualche giorno mi verrà a trovare un ragazzo che tra l'altro non è di Monte Sant'Angelo, ma di Cerignola, ha aperto un altro noleggio e ha un numero di bici e cominceremo a impostare un discorso per collaborare insieme, proprio perché la quantità di gente che arriva sul Gargano, le bici che abbiamo noi, fanno ridere. Non basta. Fanno ridere. Allora, volete un'idea? Investite. Dai. Cioè c'è un sacco di... Investite, se avete bisogno di idee o avete qualche idea che magari vi sembra geniale, ma magari qualcuno pensa di voi, l'ha già pensato ed è una cagata, piuttosto che... scusate il francesismo, ma cagata, è francese. Anziché demoralizzarsi. Sfruttate chi questi problemi li ha già affrontati, poi li risolverete con le vostre ricette, ma per lo prima di iniziare tutto l'analisi da zero, incominciate a vedere chi sul territorio da 10 anni ci sta, e vuol dire guardate che non è proprio così, guardate che sì, sul libro è così, però guarda che il terreno nel territorio garganico, tu vai con un trattato di marketing e magari c'è uno che non parla neanche italiano. Allora, come vedete, la mediazione è importante, non è solo la competenza applicata a un territorio che è indietro, però vi ripeto, piano piano, centrocampo, l'attacco lo mettiamo a posto e andiamo a Berlino andiamo a fare la Coppa del Mondo, perché non ce n'è, siamo molto positivi, però abbiamo bisogno di queste due cose, dei ragazzi che tornano veramente a portare idee e del pubblico che comincia, di energie nuove e che il pubblico lavori in sinergia con sé e incomincia a dialogare col privato un'altra volta, soprattutto con dinamiche propositive, molto importanti. Beh, noi non possiamo far altro che ringraziarvi per essere stati qua. Questo con noi. L'hai detto anche agli altri. Allora, ragazzi, cambio l'altro. Certo. Allora, ragazzi, quando volete tornare, noi siamo molto meglio. Non tornate più. No, beh, ora tornate in bici, a cavallo. Così magari poi allora, si può creare. Dateci qualche prodotto così assaggiamo. Perché infatti. Già ho uscito, non faci questo. Non faci questo. Che cacchio c'è questa cosa per il tedesco? Comunque, noi siamo felici di essere stati qui questa sera. Vi aspettiamo nelle nostre aziende per farvi vedere come si può evolvere la situazione, come evolve e come si presenta ai giovani il nostro territorio e come si può sviluppare, perché la visione di un territorio, calpestarlo, è l'idea tangibile di quello che noi abbiamo sul Gargano. In azienda ci andiamo con le bici, chiamateci e andiamo insieme, no? A cavallo in bici. Puoi fare un bibliocast che esce dalla biblioteca? Sì, sì. Dai, ci aspettate. Bisogna edizione. Bisogna fare la stagione di stagione. Vi consiglio. Outgoing. Tutto quello che volete, ma dopo sto freddo. Facciamo a mezzogiorno ad aprile, perfetto. Andiamo a vedere anche l'ortica a Porto Piccino. No. Quello, andiamo da Leo. Andiamo a vedere le orchidee ad aprile e poi andiamo da Leo ad aprile. Bellissimo. Allora, ci vediamo ad aprile. E invece con voi ci vediamo lunedì prossimo per un nuovo episodio. Grazie mille. Vaccinatevi. Vaccinatevi. Come vuoi il film?